Avevamo risposte da questa prima partita, soprattutto cercavamo punti. I punti sono arrivati, anche se immagino ci sia anche un po' di amarezza, perché insomma ci avevamo fatto la bocca fino al 91esimo a quella che poteva essere una vittoria anche meritata, forse. Anche senza forse. Ma non è facile qua, perché è sempre un campo tosto, perché è una squadra che in ogni caso non è morta, e abbiamo fatto quello che dovevamo fare come tipo di atteggiamento, come capacità anche di leggere più partite dentro la partita. E peccato sì, perché se, senza dare colpa a nessuno, perché a me non piace, se fai il 3-1 logico che diventa tutta un'altra storia. Però ci sono tanti spunti positivi, ci sono tanti altri spunti in cui lavorare, e c'è il fatto che rimaniamo là, però consapevoli che abbiamo dei valori. Che questo non ci deve far sedere, anzi, non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo lavorare forte, dobbiamo lavorare duro, dobbiamo pretendere tutti di più da noi stessi, chi entra, chi gioca, chi allena, perché sarebbe un peccato non accogliere di più con questa squadra qua. Detto questo, a me non piace appunto recriminare, è andata così, poteva andare diversamente, guardiamo avanti e raccogliamo quello che abbiamo fatto. Ecco, il rammarico, diceva Capuano, avevamo la sensazione che non potessero segnarci, e poi dall'altra parte, un'altra cosa che ha detto, insomma, sapevamo cosa dovevamo fare, anche in settimana, insomma, quello che ha detto lei, il calcio codificato, quindi ognuno di noi sapeva cosa doveva fare. Le chiedo se sono questi magari gli spunti positivi da cui ripartire. Comunque una consapevolezza, anche una prova di personalità, poi al di là chiaramente dell'amarezza per il mancato gol del 3-1 per poter vincere la partita. Da dove riparti, da quale consapevolezza riparte? Parto dalla disponibilità, perché al di là anche altre partite la Ternana ha fatto delle buone prestazioni raccogliendo poco. Quindi partiamo da questa disponibilità e dalla voglia di venire fuori dalle difficoltà. Poi certi spunti sono positivi, altri vanno lavorati. La sorta forse viene anche al momento giusto, per tanti rispetti. Detto questo, non c'è da cullarsi su niente, siamo ultimi. E nell'essere ultimi dobbiamo solo pensare a venirne fuori, consapevoli che le qualità ci sono, ma consapevoli che se siamo là, quello che abbiamo fatto, e mi metto dentro anch'io, fino ad ora non basta. Prego. Mister, salve. Un po' l'ha già detto su cosa ha toccato, diciamo, nella settimana del lavoro. Poi volevo chiedere se questi due gol su calci piazzati ci avete lavorato, c'è cioè qualcosa su cui avete premuto in settimana, perché due angoli effettivamente, poi chi ti ha fatto anche un gran gol, perché non so dove è andato a saltare, effettivamente ha fatto un gran gol. Volevo sapere se è qualcosa su cui ha lavorato in particolare in settimana. Abbiamo lavorato, ma come tante altre cose, poi dopo magari fai gol su corner e non li fai sulle azioni, però sì, ci abbiamo lavorato e sapevamo certe cose, ecco, che abbiamo usato. Dobbiamo migliorare di più sulle transizioni, perché abbiamo secondo me delle caratteristiche che se impariamo a fare due o tre cose con i nostri giocatori offensivi, e non solo con quelli, possiamo veramente far male, come spesso è successo nel primo tempo, dove non abbiamo magari interpretato bene l'ultimo passaggio, l'ultima cosa. E anche poi nel secondo tempo dovevamo farlo di più, l'abbiamo fatto in due o tre occasioni, una super lampante, però quelli sono gli aspetti che per le caratteristiche che abbiamo dobbiamo fare quella mezza. Grazie. Mister, tanti complimenti, perché nel giro di una settimana comunque ho visto una squadra inquadrata che ha messo in difficoltà lo Spezia. Volevo sapere, lei ha detto in conferenza che lo Spezia non è ancora una squadra, che sia la fine della partita, e l'ha confermato oggi, ma si attendeva una prestazione così disastrosa da parte degli Agliotti? Ma non è mai facile in questi momenti, perché io ho visto tante partite dello Spezia e tante volte anche raccolto magari meno anche loro di quello che potevano. Logico che le aspettative sono alte, tu retrocedi dalla Serie A, ma per chi retrocede non è mai così scontato e semplice ripartire. Basta vedere l'anno scorso il Venezia, che è ripartito a gennaio, basta del Cagliari, che è partito a novembre, basta, o anche dopo, basta vedere lo stesso Genoa, chi è retrocesso, che fatica ha fatto. E quindi il Parma non ne parliamo due anni fa, perché dai per scontato di essere bravo, ma la B è terribile, perché poi ogni partita è veramente la battaglia. A me sembra che lo Spezia non sia una squadra morta, anzi,
e l'ha dimostrato rimanendo in partita e agguantando purtroppo un pareggio al 90esimo. Però logico che, come è giusto che sia, per una proprietà che ha investito tanto e per una piazza in ogni caso che ha fatto la Serie A e che è poi una piazza di grande tradizione, che questo non basta. Poi logico che poi dopo il campionato è lungo per tutti, però nessuno può buttare via tempo. Complimento una cosa, lei naturalmente era negli spogliatoi, non ha potuto vederlo, però c'è stato questo spettacolo veramente poco edificante al triplice fischio di Dionisi, che insomma si è spiegato contro i giocatori. A riguardo vorrei dire, contro gli spettatori, insomma, ha avuto questo diverbio molto acceso con gli spettatori, può essere una sorpresa a riguardo. Beh, io non ho visto, quindi posso portare a quello che ho sentito. Ecco, che ho sentito che noi facciamo allenamento per chi non gioca a fine partita, e da come ho capito sono arrivate delle cose in campo. Poi dopo non lo so, perché, però non è che non lo so, ma mi è stato detto così. Sì, quindi sì, poi sì. Dopo su cosa è andato non lo so. Posto? Se posso l'ultimo, mister, sì. Ha scelto il 3-4-1-2, le chiedo, ha scelto una transizione dolce, cioè per cambiare un qualcosina, ma non tanto almeno, lo ha scelto perché vuole mettersi a specchio con lo Spezia, terrà questo modulo o ci saranno probabilmente anche altre variazioni? Allora, l'idea era di utilizzare le cose buone, perché secondo me nonostante la classifica c'erano delle cose buone, e però portare delle piccole modifiche come magari posizione di Falletti e certi meccanismi in fase di sviluppo, e certe risposte soprattutto per un tempo mi sono piaciute. Poi dopo da qua a là credo che sia una squadra che abbia la possibilità negli interpreti di fare anche cose diverse, e valuteremo la prossima settimana, le prossime settimane, se aggiungere, se continuare, insomma, credo che la prestazione ci sia stata. In certe codifiche possiamo